Coraggio, vermi! Devo allenarmi più sodo se voglio vincere la battaglia delle 100 mani. Mi serve un professionista, un vero campione. Per tua fortuna, hai trovato un campione. Drachio mi manda ad allenarmi con te. Interessante. Devo fare pratica con un altro sfidante per partecipare ufficialmente. Questa battaglia? La battaglia delle 100 mani è la sfida più ardua del mondo greco. Miete numerose vittime e le probabilità di successo sono scarse. Sei sicura di volerti allenare per affrontarla? Lavorerò duramente. Il resto è in mano alle moglie. L'umiltà è un'ottima caratteristica per chi combatte, purché nasconda pura ferocia. Una qualità fondamentale nella battaglia. Se la battaglia è così difficile, perché partecipare? Non vengo da una famiglia ricca e ho sempre sognato di vincere il premio delle 100 mani. Mio padre e mio fratello ci hanno provato anni fa. Persino mia madre ha partecipato l'ultima volta e ora non ho più nessuno. Tutti morti. Vuoi le dracme? Non mi importa delle dracme, non ora. Voglio riscattare l'onore della mia famiglia. Devo vincere e diventare un'eroina leggendaria. Se la battaglia è così ardua, come puoi sperare di vincere? Mi alleno costantemente fino allo stremo delle forze. Prima di coricarmi, faccio offerte ad Ares. Mi sveglio di notte per pensare alle strategie e ogni mattina ricomincio da capo. È davvero un gran lavoro. Se non vinco la battaglia, almeno saprò di avercela messa tutta. Se io volessi combattere nella battaglia delle 100 mani... Affrontami e dimostrati un degno compagno d'allenamento. Beh, l'hai voluto tu. Forza, Mistios! Ci stai provando, almeno? Dammi di più! Bella mossa! Che male! Ti ho fatto arrabbiare! Fa male, non è vero, Mistios? Ho provato di peggio. Sei adorabile quando ti arrabbi. Cosa? Non sono arrabbiato. Certo che no. Potresti essere il campione che cerco. Vieni da Sparta, se non sbaglio. Non sbagli. Si capisce dal tuo modo di combattere. Aggressivo, ma non avventato. Mi chiamo Rossane. Alexios. Il prossimo allenamento è con l'arco. Pronti? Andiamo. Che entusiasmo! Bene. Qui vicino è naufragata un'imbarcazione che trasportava lupi. Erano per la battaglia, ma ora sono i bersagli per il nostro allenamento. Andiamo a caccia. Qui siamo a distanza di sicurezza. Ora colpiamo quei dannati lupi prima che diano la caccia ai bambini del posto. E vediamo se posso imparare qualcosa da te. È bello essere qui, noi due, da soli. Sì, veramente. Durante l'allenamento c'era molta gente.
Sarai felice di sapere che il resto dell'allenamento sarà più privato. Andiamo a caccia. Qualche pelle in più fa sempre comodo. Un vero campione. Lo sapevo. Prepara l'arco.